Insieme al presidente dell'Arezzo Giorgio Lacava, Massimo Anselmi ha annunciato di aver lasciato l'Arezzo, quindi adesso il 99% delle quote sono del presidente, giusto? Sì, sono il 94% dell'ASRL e il 5% di Giorgio Lacava, quindi diciamo 99% più l'uno di orgoglio. E Anselmi ha spiegato quelle che sono state le sue motivazioni, lo farà in una conferenza stampa. Dal punto di vista invece del presidente, questo cambio di scenario che cosa comporterà? Non cambia poco, però ti dico che per possibili nuovi ingressi di soci che possono essere interessati all'Arezzo, effettivamente era meglio che c'era un unico referente che aveva le quote, quindi poi con noi l'abbiamo superati brillantemente, perché anche oggi poi ci siamo anche abbracciati con Massimo, quindi tutto super tranquillo. Però quelle frizioni di gennaio-febbraio, sinceramente, persone che volevano entrare nella quota societaria ci pensavano, perché giustamente dicevano, se ci sono problemi tra due soci, giustamente sai come sono le società. Quindi diciamo, il fatto che adesso abbia tutte le quote io, da questo punto di vista, per chi vuole investire sull'Arezzo è motivo di tranquillità. C'è qualcuno che si è fatto avanti in questi mesi? Ma io, sai, quelli di Arezzo li seguivano Pieroni, lo stesso Anselmi, diciamo, però non si è mai proprio concretizzato nulla. Adesso non so se per quel problema che abbiamo avuto io, Massimo, tra gennaio e febbraio, vedute un po' diverse, o per altri motivi. Io adesso il 99, come ho detto, ci sono persone fuori Arezzo che possono essere interessate, adesso con calma ci parlerò e vediamo un attimino che può succedere. È chiaro, più gente entra meglio è, perché tu sai, come dico sempre, che la Lega Pro è una Lega molto dispendiosa. Si parla comunque sempre di, cioè, di aiuti, tra virgolette, non di cedere diciamo totalmente. Vabbè, ci sono le quote, uno può sempre dire quanto le vuole cedere, bisogna vedere sempre chi è di fronte, perché come dico io bisogna sempre trovare le persone serie che hanno voglia poi di investire nel calcio, e questa è una cosa non semplicissima, perché effettivamente poi oltre le spese vive si prende talmente tanto tempo, te l'ho detto talmente tante volte, che quindi uno deve essere proprio al di fuori di tutto appassionato. E anche delle novità per il settore giovanile, quasi una sorta, tra virgolette, di esternalizzazione, che sta succedendo? Niente, adesso anche là dobbiamo vedere un po' di proposte che ci hanno fatto, e penso a giorni, adesso poi qua i giorni sono sempre frenetici tra mercato, tra inizio preparazione, nuovi giocatori, quindi uno ha tempo per far tutto, non c'è. Però adesso vediamo, cercheremo di trovare la soluzione migliore per tutti.